Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Impronte Digitali, un ciclo di video per il progetto Riconnessioni. Io sono Giulia Natale e oggi proseguiamo l'esplorazione nei differenti linguaggi. Nella prima puntata, intitolata Piante, abbiamo introdotto questo tipo di percorso e lì potete trovare dei chiarimenti. Il tema della puntata di oggi è il corpo. Prendiamo in considerazione il corpo degli esseri umani, raccontato, illustrato, dipinto, disegnato, filmato, scolpito, esplorato in modalità interattiva, stilizzato. Il corpo è un tema inesauribile e si offre ad altrettante inesauribili rappresentazioni passate e future. La trattazione di questo argomento dipende chiaramente dal tipo di sguardo che sul corpo si posa. Potrà trattarsi di uno sguardo artistico, poetico, descrittivo o anatomico, o più spesso di un modo di osservare e riferire di un corpo che è il risultato di più di questi sguardi messi insieme. Ma che cos'è un corpo? Cos'è il nostro corpo? E qui sono stati proprio i bambini a rispondermi. È materia, carne, ossa, peli, sudore, è un involucro, è un mezzo di trasporto, è un dentro e un fuori, è uno strumento di sperimentazione sensoriale, è presenza ed è assenza, e forma, e anche anatomia, e malattia, movimento, danza, e un piangere e un ridere, e sorgente e mezzo di espressione di emozioni. Abbiamo infinite possibilità di guardare al corpo per dare interpretazioni diverse e aprire un dialogo con i bambini e con i ragazzi collegato al supporto, riflettendo sui linguaggi utilizzati. Una tela, un blocco di marmo, la carta, uno schermo. Qui abbiamo una serie di immagini. Abbiamo Cristo morto del Mantegna a metà del 1400, Tiziano Venere allo specchio 1555, Artemisia Gentileschi, Susanna e i Vecchioni 1610, Canova, Amore e Psiche, della fine del 1700, Goya, La Maya Vestida e La Maya Desnuda 1800, Le Déjeuner sur l'herbe di Manet 1862 e per concludere L'uomo che cammina di Giacometti 1961. Ho inserito queste rappresentazioni di corpo, almeno una per secolo dal 1400, per restringere il nostro ambito di indagine, di per sé troppo esteso, al corpo come corpo nudo. La penultima immagine inserita, infatti, è Colazione sull'erba di Manet e l'ho riportata perché quello che ho trovato nel fumetto che segue è formidabile. Si tratta del graphic novel Una moderna Olimpia, pubblicato da Coconino Press, della francese Catherine Meurice, autrice molto nota e molto seguita nel suo paese e che fa parte del periodico satirico di Charlie Hebdo. Che lavoro incredibile ha fatto la Maurice, lo vediamo adesso nel montaggio che segue. Ha dato vita a tanti personaggi delle opere custodite alla Gare d'Orsay. Olimpia, proprio l'Olimpia nuda che sta sul prato nel quadro di Manet, bella nuda, esce dal quadro e va alla ricerca di casting, perché la sua passione è il cinema e il suo sogno è diventare una stella del grande schermo. Tanto nudo, tanti sederi, seni, forme in tutte le forme, una grandissima ironia dovuta al fatto che gli stessi personaggi, altre citazioni di opere del d'Orsay, scherzano sulla sua nudità di cui lei sembra non farsi alcun problema. E anche tanta comicità in questo graphic novel, riferimenti interessanti perché Olimpia viene ostacolata da una giunonica e rabbiosa Venere e tutto il fumetto è pieno di citazioni.
un grandioso, divertente e irriverente, direi, ripasso attraverso immagini e balloon con un corpo nudo serafico naturale nella narrazione. Ora ci spostiamo dal fumetto graphic novel Una moderna Olimpia al libro di divulgazione e continuiamo ad osservare il corpo, ma questa volta come oggetto di studio anatomico e fisiologico. Alcuni libri per ragazzi che trattano il tema corpo sono ben dettagliati con illustrazioni realistiche. Altri invece presentano globuli rossi o globuli bianchi o altre parti del corpo antropomorfe per agevolare la comprensione ai più piccoli. Il taglio, lo abbiamo detto, è espositivo in questo tipo di pubblicazioni, quelle con taglio divulgativo, finalizzata all'insegnamento e alla spiegazione. Quello che vediamo qui, ad esempio, è una delle pubblicazioni disponibili. È chiaro che l'intento non è artistico, bensì didascalico. Il corpo è nudo, sezionato con rigore e approccio scientifico, ed è un corpo nudo senza nudità. Questo è il volume Muscoli della collana storica Esplorando il corpo umano di De Agostini. Questa piccola rassegna attraverso i linguaggi si posa su un libro pubblicato nell'82 che io ho scoperto in inglese, portato in Italia da Terre di Mezzo con il titolo Prima della prima l'orchestra si veste. L'idea è tanto semplice quanto deliziosa e la vediamo nella sua realizzazione. Ci è permesso tramite questa pubblicazione di andare a spiare i preparativi pomeridiani di tutta una serie di persone che poi scopriremo la sera suoneranno nell'orchestra. Troviamo corpi nudi piegati nella vasca da bagno con ginocchia sporgenti, figure sotto la doccia, corpi che si depilano, si rasano, si asciugano e poi si vestono. Perché è interessante? Ci si riconosce nei loro gesti, si familiarizza con quei 105 corpi prima nudi e poi vestiti e poi in metropolitana, si sente la tensione della scoperta finale perché non sappiamo tutto quel prepararsi corale a che cosa porterà e poi, aspetto curioso ai fini della nostra indagine specifica, ci sono parti del corpo che sporgono con grande immediatezza, pance, schiene, corpi piegati, seduti, sdraiati, troviamo pose e posture nude in grande naturalezza. Ultimo e non meno divertente, il cartonato senza parole This is not a book. E guardate la sorpresa che questo libro riserva alle mani dei più piccoli. Una bocca mostruosa, un PC, un campo da tennis, un frigorifero, un sedere. L'importanza di inserire una parte del corpo intima suscita le risate nei più piccoli e veicola comunque l'idea, cosa qui interessante a mio avviso, che si possa parlare e si debba illustrare il corpo nudo senza vergogna. Adesso vediamo che cosa ci riserva il digitale. Due app molto diverse fra loro sono quelle che ho scelto, una divulgativo-scientifica, l'altra è un'interpretazione artistica. Ed ecco qui, siamo all'apertura della prima app di cui vi parlavo. Il corpo umano dell'editore e sviluppatore TinyBop, che ci porta direttamente dentro al corpo umano con approccio scientifico e intenzione divulgativa. Noi ne vediamo soltanto la struttura, qui da questa chiavetta laterale vedete che si può far rientrare o far uscire nuovamente. Dicevo, noi ne vediamo solo la struttura per esplorarne un po' il funzionamento, ma lascio poi a voi la ricca ricerca dell'interattività che è presente perché può impegnare un buon tempo. La struttura è quella, diciamo, ad albero, per cui da un inizio
che è una parte portante dalle impostazioni, si possono stabilire tutta una serie di modalità di fruizione, italiano, inglese, questo ovviamente riguarda le etichette che posso tenere o far scomparire, ed è utile nella didattica per un momento di verifica, in inglese, in spagnolo, in tedesco, in francese. Noi le manteniamo in italiano e possiamo esplorare come funziona il corpo umano a seconda dell'organo che più ci interessa: il sistema respiratorio, il sistema digerente, con la possibilità di trascinare i cibi all'interno del nostro corpo per vedere come si incanalano e come vengono digeriti, assorbiti e come procedono all'interno del corpo umano. Ci sono una serie di interazioni, come vi dicevo, questo è l'apparato muscolare e si vede come il muscolo cambia a seconda dell'estensione. Ancora spostandoci qui, è un po' lento il caricamento perché è di un certo peso. Nel sistema respiratorio, ad esempio, se vado a toccare quest'icona in basso, quella con le gambe, e la tocco insistentemente, simulo la corsa, con la conseguenza visibile dell'attività polmonare un po' più spinta, cioè il diaframma e i polmoni lavorano sotto sforzo in altre condizioni. Se vado a fare touch su quest'icona con il più che è in alto a destra, si creano dei pallini, questo accade in ogni tavola, dei pallini come questo sui polmoni, che ci dice che possiamo scendere in un'esplorazione un po' più approfondita dell'apparato che stiamo prendendo in esame. Lascio a voi l'esplorazione, è davvero molto ricca e penso che possa arrivare, come quasi tutte le app prodotte da questo sviluppatore, che quindi fanno parte della biblioteca dell'esploratore, possa arrivare alla conoscenza e alla condivisione dei ragazzi fino alla secondaria di primo grado. Adesso vediamo la seconda app. Ed eccoci qui in apertura di With a Few Bricks, oppure nella versione del titolo in francese Avec quelques briques, che significa con qualche mattone. È una eccezionale, bellissima, e basterebbe questo per farla conoscere ai ragazzi, trasposizione da un cartaceo dello stesso autore Vincent Godot, che tra l'altro è un pop-up, e che qui sfrutta al massimo la possibilità dello schermo, la possibilità dell'interattività. Leggiamo la storia insieme. È possibile esplorarla in lingua francese, in inglese oppure in olandese. Usiamole queste possibilità proprio ai fini della didattica della letteratura inglese, olandese oppure francese, per far scoprire ai ragazzi che cosa c'è di importante nel digitale che magari loro non hanno ancora scoperto. In questo modo li stupiremo. Perché è inclusa nella nostra rassegna sul corpo? Perché con un certo salto metaforico passiamo dall'interpretare il corpo come materia a fare un viaggio all'interno del corpo umano, e di questo che si tratta. È una storia piuttosto triste, piuttosto impegnativa, qui sono io che sto facendo tutta l'interattività, che riguarda la vita di una persona che si è chiusa in se stessa perché ha avuto uno shock emotivo in seguito al quale si è immensamente isolata e rifiuta le relazioni umane. Che cosa gli può succedere? Che cosa gli succederà? È una scoperta che vorrei lasciare a voi, perché è davvero un canale molto molto interessante. Guardate in questo caso che cosa capita, come si effettua lo zoom in automatico e poi
cosa accade quando lui piange. Restano affogate all'interno del suo corpo le emozioni. Lui si sente intrappolato in questa situazione e apparentemente non trova una via di sfogo, una via di uscita. Qui stiamo planando all'interno del suo corpo, che in realtà è una metafora per parlare dei suoi sentimenti. La sua grande solitudine, la sua emozione si sono chiusi in una torre. Qui sono io che sto procedendo fino ad andare a dischiudere questo muro, questa barriera che lui ha costruito per potersi proteggere. Qui sono io che sto facendo scorrere e sono io che sto portando le chiavi. Soluzione che a turno può essere offerta ai ragazzi. L'importante è che questa app venga condivisa su un grande schermo perché tutti possano beneficiare di quello che accade. Queste sono le lacrime che scendono dal suo occhio e la soluzione è che lui sta affogando. È davvero una trasposizione molto poetica e intelligente del suo lavoro su carta, e con questa, fosse anche solo perché potrete o potreste agganciare un ragazzo di tutta la classe, vale davvero la pena di sperimentarla. Intanto perché non se lo aspettano, li sorprenderete con un digitale poetico e inclusivo, e poi perché è un tema importante, è un tema che può interessare e che vale la pena non farsi sfuggire. Lascio a voi l'esplorazione e la sorpresa finale, che può essere interpretata come un buon finale, una bella fine, una buona conclusione positiva. Quindi non abbiate timore e lanciatevi nella condivisione di questa app di Vincent Godot. Il tema della prossima puntata è una sorpresa. Continuate a seguirci per continuare a spostarci fra i linguaggi per una nuova e inclusiva didattica innovativa. A presto con Impronte Digitali.